Dottore, primo vaccinato a Sapri, che cosa ha provato? Perché comunque è un momento particolare. È un momento particolare, però sinceramente non vedevo l'ora di farlo, di iniziare, di dare soprattutto un segnale a tutta la popolazione del Golfo di Policastro. Perché vaccinarsi è essenziale per riuscire ad arrivare all'eradicazione, al debellamento e successivamente speriamo anche all'eradicazione di questa brutta pandemia. Come si procederà? Si procederà, noi adesso abbiamo fatto in modo che Sapri fosse subito identificato come SPOC, devo dire abbiamo trovato una grande collaborazione con i colleghi dell'ospedale di Polla, per cui siamo riusciti a partire praticamente subito. A Polla sono stati già vaccinati e sono in corso di vaccinazione gli operatori dell'USCA e del 118. Contestualmente qui in ospedale oggi abbiamo iniziato, quindi proseguiremo con gli operatori sanitari che afferiscono al presidio ospedaliero, in particolare gli operatori del pronto soccorso, rianimazione e poi gli altri reparti a cascata, per poi successivamente portarci verso le altre fasce di utenti che dovranno essere sottoposti al vaccino. Quindi, insomma, prima le fasce a rischio e poi si arriverà ai cittadini. Partiremo, da questo momento in poi saranno vaccinati poi anche gli operatori del distretto, ovviamente i medici di base, è essenziale che anche i medici di base vengano vaccinati quanto prima. Il punto di riferimento per il momento è l'ospedale, cercheremo ovviamente poi di proseguire e di allargarci a tutto il resto della popolazione, quindi mi riferisco anche alle forze dell'ordine, mi riferisco alle fasce più deboli, quindi gli anziani, i soggetti tra virgolette con patologie croniche, per cui poi dovremmo arrivare, spero nel più breve tempo possibile, a coinvolgere tutto il resto della popolazione. È un vaccino assolutamente sicuro, forse uno dei più sicuri in circolazione, tra l'altro non si tratta del virus ma si tratta di una particella infinitesimale del virus, l'mRNA messaggero. Non vi sono particolari adiuvanti nel vaccino, per cui dà pochissime reazioni allergiche anche in soggetti che potrebbero essere considerati a rischio, quindi bisogna vaccinarsi. Per il momento il centro SPOC va bene anche così eventualmente? Va bene fino a un certo punto, anche perché poi noi dobbiamo pensare all'ampliamento, perché fin quando si tratta di vaccinare i 500 addetti è un conto, ma quando si tratta poi di passare alla zona, penso che il centro hub, avendone tutte le caratteristiche, anche il frigorifero tra l'altro, non vedo perché non debba essere fatto, e sarebbe anche una soluzione per non gravare su Polla, che è anche una zona abbastanza vasta e importante.